Prepariamo i vermicelli di scammaro. Per il condimento serviranno capperi, olive denocciolate, filetti di acciuga, aglio, peperoncino, se volete pinoli, uvetta e sempre se volete pangrattato e prezzemolo. In una padella mettiamo aglio, peperoncino e abbondante olio extravergine di oliva. Facciamo insaporire, poi uniamo le acciughe. E facciamo sciogliere. Uniamo anche le olive, i capperi, i pinoli e l'uvetta. E mescoliamo. E togliamo l'aglio. E scolati molto al dente li mettiamo direttamente in padella. Non so far saltare gli spaghetti in padella, mi perdonerete, li mescolo col cucchiaio. Nel frattempo tostiamo il pane. Lo facciamo dorare, il pangrattato dà quel tocco in più alla fine. Ci siamo. La storia di questa ricetta è bellissima, nasce nei monasteri e in campagna tantissimo tempo fa. La parola deriva da scammarare, che vuol dire mangiare fuori dalla camera, perché durante la quaresima si doveva mangiare di magro, mentre invece chi aveva la deroga per motivi di salute poteva mangiare la carne, ma solo in camera, da cui cammarare. Insomma, la storia è bellissima, andate a leggerla sul mio blog. E sui nostri vermicelli di scambaro ancora un po' di pangrattato. E per un tocco di colore, due foglioline di prezzemolo.